radici nasce il futuro, è l'iniziativa del Forum regionale della gioventù tesa a valorizzare il patrimonio storico, artistico ed archeologico del territorio nolano. Di questa iniziativa parliamo con Carmine Sommese, consigliere regionale del gruppo Misto. Ecco, un territorio dall'invidiabile patrimonio archeologico, un tantino trascurato dai flussi turistici. È vero, è vero. Sono diversi anni che l'area nolana tenta di prendere un poco, diciamo, il primario in questa situazione, il primato in questa situazione, però non ci si riesce perché nonostante abbia veramente un patrimonio straordinario non riesce a valorizzarlo al meglio. Uno perché diciamo, i paesi sono un poco frammentati, quindi c'è la difficoltà di fare un collegamento tra di loro vero, e quindi le varie opportunità sono un poco diciamo così sparse sull'area, e quindi manca questa organizzazione che riporti veramente a valorizzarli al meglio. Questa iniziativa che è nata a Saviano, iniziativa diciamo coadiuvata anche da me per il fatto di essere vicepresidente della commissione giovani, è stata un'iniziativa straordinaria, perché l'idea del progetto Dalle radici nasce il futuro ha fatto sì che tutti potessero considerare quella che è la storia del territorio, e quindi da questa storia si può organizzare la ripresa e il futuro stesso del territorio. Noi abbiamo delle cose grandiose sull'area nolana, non dobbiamo trascurare il villaggio preistorico dell'età del bronzo, che ha fatto vivere una intensa polemica lo scorso anno per il fatto che c'è stato l'innalzamento della falda acquifera, e quindi c'è rischiato di perdere questa grande realtà che abbiamo sul territorio, anche se diciamo è conservato qualcosa di buono al museo, perché c'è il museo dell'area nolana che è una cosa straordinaria da visitare. C'è la realtà di Cimitile, con le basiliche paleocristiane che sono uniche al mondo, che sono state anche visitate dal Papa, sono entrate nel circuito di Giubileo, quindi non sono delle cose campate in aria. E poi i vari territori hanno delle realtà straordinarie del Seicento, stessa a Saviano c'è una tela conservata in una chiesa del Seicento, c'è un altro sito archeologico di questo tipo lì nella zona di Pago, Valle di Lauro. E quindi, poiché noi intendiamo il nolano non solo Nola come tale, ma anche il baianese, quindi Avella, lo stesso Lauro, quindi noi abbiamo a Lauro il castello Lancillotto, abbiamo a Baiano e Avella abbiamo il castello importante di Avella, ma abbiamo anche l'anfiteatro, come abbiamo l'anfiteatro dell'età romana, chiaramente l'abbiamo ad Avella, l'abbiamo anche a Nola, quindi altri siti sono ancora in fase di restauro, di sistemazione, abbiamo delle chiese straordinarie sul territorio nolano. E quindi c'è poi la tradizione anche, diciamo così, dal punto di vista alimentare. Noi abbiamo delle... Poi passiamo agli aspetti agroalimentari, restiamo sul patrimonio archeologico. La ricchezza del patrimonio archeologico è un po' croce e delizia delle amministrazioni locali. Alcune volte può accadere che si voglia dar vita ad un intervento, si scava, escono fuori i reperti, si bloccano i lavori, oppure c'è il caso clamoroso di Longola, che in un sito di 4.000 anni avanti Cristo, prima scavato e poi ricoperto perché non si sapeva cosa fare. È vero, è vero, questo è un impatto notevole. Io credo che l'intera area sia in particolare sottoposta a queste possibilità, perché tante eruzioni del Vesuvio, poi gli anni, quindi c'è stata una stratificazione dei terreni, per cui noi immaginiamo che il villaggio preistorico si trovi
sottoposta a 16-17 metri, quindi è una cosa importante capire che ovunque si scava si può trovare qualcosa del nostro passato, e questo è il problema difficile. È chiaro che se un'impresa, un'azienda o lo stesso comune, ente, deve fare un'opera pubblica e poi va a scavare e trova queste realtà, spesso ci si blocca, però dobbiamo guardare la faccia positiva della medaglia, cioè il fatto che questo è il nostro patrimonio storico, è la nostra storia del passato che va valorizzata, e perché da questo può darci un valore successivo. Ecco, per valorizzare l'area anolana, i tesori dell'area anolana, comunque è necessario un coordinamento tra i comuni o no? Certo, e questo devo dare atto a un'idea che alcuni anni fa, come abbiamo messo su sull'area, l'Agenzia dei Comuni Nolani. L'Agenzia dei Comuni Nolani che ha questo compito di coordinare proprio i comuni, perché è un fatto normale che insomma, quando gli enti non hanno un coordinamento, ognuno tende di portare delle cose al proprio mulino e quindi può esserci un contrasto e non si realizza niente. Infatti io nel corso del dibattito ho fatto un ragionamento in questo senso, che se non c'è un coordinamento tra i comuni, se non si supera il campanilismo semplice, proprio che chiaramente contraddistingue spesso questi territori, non si andrà da nessuna parte. Allora, per arrivare alla valorizzazione, alla concretezza del progetto che i giovani hanno messo in campo, si deve superare gli steccati, affidare a una regia come può essere anche questa dell'Agenzia di Sviluppo dell'Area Nolana, e valorizzare tutti insieme il territorio. E a questo proposito i ragazzi sono stati straordinari, perché hanno previsto un percorso, cioè nella prima fase tutte le associazioni, le prologue e i forum giovanili dovrebbero coordinarsi per mettere su un disco tutte le cose salienti di quel paese, di quel territorio, e poi farne un disco unico, un tabellone unico coordinato anche dall'agenzia, e cercare anche dei finanziamenti per poter valorizzare al meglio tutte le realtà che noi abbiamo sul territorio nolano. Anche i prodotti alimentari, non considerando i prodotti industriali, spesso sono espressione della cultura locale. Appunto in questi due giorni, in questo meeting dedicato ai tesori del territorio nolano, c'è stata l'occasione anche di conoscere i prodotti del Nolano. Certo, certo. Noi abbiamo una tradizione particolare anche nel nocciolo, per esempio, che ogni anno durante la manifestazione del Carnevale, che è iniziata proprio ieri, questa attività, questa kermesse sul territorio savianese, praticamente abbiniamo la possibilità con tutte le cose che si possono fare con le noci e il nocciolo, che è una cosa frutta secca che fa molto bene, tra l'altro. Fa molto bene, tra l'altro. Poi fa parte della dieta mediterranea, chiaramente. E poi ovviamente sui nostri territori, tra le cose straordinarie che spesso non tutti sanno, c'è anche la questione enologica, perché si producono dei vini straordinari. Per esempio a Visciano c'è proprio una coltivazione biologica, sia di prodotti della terra sia della viticoltura, e quindi fanno del vino proprio lì a Visciano, che è un paese piccolo che sembrerebbe un qualcosa di strano, però viene fuori un prodotto straordinario, come chiaramente poi il Monte Somma, la Lacrima Christi, insomma ce n'è nel nostro territorio, c'è di tutto. Poi c'è chiaramente anche il pomodoro, insomma sostanzialmente ci sono prodotti tipici dell'agricoltura, ma ci sono anche cose straordinarie che possono essere abbinate a quello che poi sono il recupero delle realtà architettoniche del territorio. Quindi messi insieme può essere un viatico straordinario e valorizzare l'intera area. È chiaro che, come dicevo, dal progetto è venuto fuori che dopo completato questo tabellone unico, c'è la necessità di creare dei corsi di formazione per gli studenti, per i ragazzi che si vogliono dedicare a questa attività, migliorare le strutture recettive del territorio, perché senza le guide, senza creare un sistema turistico locale proprio ad hoc, ovviamente senza le strutture recettive come i parcheggi, ovviamente noi non realizzeremo niente di concreto.